Ciao! Allora, potrei, ma dico potrei, aver fatto un pochino di shopping. E adesso ve lo mostro. Allora, partirei, spostiamo tutti i pacchetti, con quelli che non hanno il pacchetto. Quindi il primo è Tiger, che due buste sorpresa, da 3 euro l'una. Ovviamente, come sempre, non hanno nessun tipo di indicazione, quindi è completamente a sorpresa, ma queste qua le apriremo in un altro video, quindi andiamo avanti. Poi, importantissime, caramelline alla menta, 50 centesimi l'uno, erano due per un euro, perché quando mi parte la tossina non ho mai una caramella. Ora ne ho ben due pacchetti, voglio vedere se mi servono ancora. Poi... Vogliamo parlarne. Dei Tigrotti ho trovato pochissime cose, ma i mini evidenziatori a 2 euro, guardavo, non potevo non prendere. Ne prendiamo uno a caso, il giallo. È carinissimo, è piccolino, non ho neanche aperti. Evidenziatore classico, vediamo, che ovviamente evidenzia. Ma sono carinissimi, cioè bellini, e il pacchetto lo dovevo prendere, quindi c'è il giallo, rosa, arancione, verde e blu, classico, ma sono alla forma di tigrotto. Davvero di cose con i tigrotti che io voglio, ma ci sono davvero pochissime cose. Ma vabbè, e poi dopo con i tigrotti ovviamente non potevo non prendere questo, che cos'è? Non lo so, no, sbaglio, scherzavo, è un contenitore. Dice contenitore da cibo, ma adesso lo apriamo. È fatto così, plastica trasparente con il tigrotto sopra. È un vasettino, eccolo, così. E ognuno ha il suo cucchiaino, che andrà disperso subito. Perché lo pensate? Io cibo? No. Semplicemente perché ci metto dentro l'argilla per fare le maschere. C'ha già il suo cucchiaino, quindi comodissimo, ed è il pacco da due, quindi più bello di così. Intanto adesso li chiudiamo perché questi sono carinissimi. E con Tiger abbiamo finito, ma vi posso dire che ho pagato in tutto 11 euro, ma avevo lo sconto di 1 euro, quindi 10 euro. Direi che ci stiamo. Allora, a proposito di caramelline, eccoci. Spostiamo tutto, spostiamo la plastica. Spero che voi non state sentendo questo rumore. Bottega Verde. Spero davvero che non state sentendo. Allora, promozioncina, solita, volantina, ma prima campioncini, ne ho perso uno. I campioncini sono tre. Crema corpo alla menta, ottima. Bagno doccia al tiarè, e che è leggero, ed è le toilette peperosa. Questo è fantastico. Ma veniamo ai prodotti, perché ho preso delle novità. Uno si intravedeva già. Questo è latte spray senza risciacquo, cheratina e cocco, protettivo lisciante con cheratina e olio di cocco per capelli lisci o da lisciare. Questo qui. La confezione è un 150 ml. Veniva 13,99, ma io l'ho pagata 6,99. Poi abbiamo questo qui, che è noce e frutti rossi per capelli colorati, olio sublime protettivo, dice di con olio di noci di macadamia brasiliana, capelli colorati o con mesh, qui dovrebbe essere l'olio. Il profumo l'ho sentito, no, neanche il profumo. Sa proprio di olio. Comunque questo qui è un 100 ml. Veniva 18,99, io l'ho pagato 9,49, adesso vi dico anche il cheratine cocco. Questo è buonissimo, questo qui è buonissimo, cheratine cocco è buonissimo. Comunque, il totale sarebbe stato di 16,48, ma avevo un buono da 10 euro per il compleanno, quindi 6,48 euro di tutto. Fatemi sapere se siete curiosi quale provo per prima, ma comunque li proverò tutti e due. Quindi l'olio protettivo o le... Latte spray senza risciacquo per capelli da lisciare, perché effettivamente sono da lisciare. Andiamo avanti, sposto, e andiamo con Yves Rocher. Yves Rocher, anche qui è solo una cosina. Campioncini
cuscini, mi ha dato tutte le nuove profumazioni, quindi i nuovi profumi che sono il Plein Soleil, Cuir de Nuit, Sel d'Azur, sale azzurro, Sable Fauve, quindi pieno sole, sabbia, selle, sale, sale d'azzurro, cuore di notte. Boh, li proveremo tutte e quattro, vi faccio sapere nelle first impression. E poi ho preso questo qui, che non ho neanche ancora scartato, che è il gel modellante per sopracciglia. Se riuscirò mai a scartarlo, sì, ve lo faccio vedere. È questo qui, nella colorazione 02, scovolino piccolino, e questo lo proviamo sicuramente. 12,95 a prezzo pieno per quantità 2,5 ml. Avevo lo sconto per il compleanno, quindi l'ho pagato 6,48 euro. Sempre per il compleanno, l'omaggio era questa palette piccolissima. Secondo me l'avevamo anche già vista in un anno. Comunque sia, quelle che avevo l'ho finita, quindi va benissimo. Riuscirò mai ad aprirla? Bella domanda. Perché comunque, se riesco a mostrarvela, eppure lo scotch l'ho tolto, eh. Ok, è questa qui, senza specchio, senza niente, con questi colori opachi e shimmer, che io trovo comodissima da portare in borsa per i ritocchi. Quindi davvero è piccolina, compatta, niente di che, ma per i ritocchi da tenere in borsetta è perfetta. E con il brochet abbiamo finito. Spostiamo. Cosa ci manca? Sephora. Allora, Sephora, ho fatto un bel bottino, perché allora, maschera per le mani all'avocado, doveva essere nutriente perché era scontata, invece di 3,90 euro, 1,90 euro, e quindi questa la proveremo sicuramente. Poi questa è una novità e l'ho voluto provare assolutamente, è della linea Camille Fleury Coco Bali, olio di cocco vergine, numero 1 Made in Bali, va bene. E dice di essere adatto per il viso, corpo e capelli. Io soprattutto lo uso per struccarmi, perché mi trovo davvero bene con l'olio di cocco puro, che normalmente prendo da natura, sì, però questa era un 100 ml, che ovviamente l'olio di cocco a questa temperatura è liquido, in inverno è solido, giustamente. 100 ml veniva 9,90 euro, avevo lo sconto del 10%, quindi 8,91 euro. E di tutti e due i prodotti ho speso 10,81 euro, e l'omaggio per il compleanno era questa maschera, The Primer Mask base maquillage 5 in 1, 5 in 1 make up primer, maschera in tessuto primer, idratante, illuminante, uniformante, fissa il make-up. Però la proveremo di sicuro. E poi dopo, visto che siamo già a 8 minuti e rotti di video, che forse devo tagliare un po', vi faccio vedere l'ultima cosa, ma velocissima, perché non credo che interessa a nessuno. La luce ci sta abbandonando, ma in questo periodo non si sa che luce c'è. The Zenith, ultime cose con i saldi, l'ultimo credo che non interessi niente a nessuno, ma però vi devo mostrare, perché io con i saldi quest'anno non ho preso niente, stata bravissima, eh? Però non potevo non prendere un paio di slip con il microfibrato e tutto, con le ciliegie, bellissimi, faccio vedere così perché non me ne frega niente, e costava, c'ho il prezzo finale ma non quello iniziale, ce l'ho scritto qua. Sì, 3,99 euro, invece l'ho pagato 1,95 euro, mettiamo via. E poi dopo ho preso anche un reggiseno con le stelline, bellissimo anche questo, stelline e cuoricini, carino, neanche tanto imbottito. Costava 12,99 euro, io l'ho pagato 6,45 euro,
Quindi ho pagato in totale 8,40 euro. Credo che per un completino non coordinato, ma comunque con piccoli saldi ci poteva anche stare. Allora, niente, fatemi sapere quale prodotto vi incuriosisce di più. Vi ricordo che in un altro video apriremo assieme le borse sorpresa di Tiger, perché è un video a parte. E fatemi sapere cosa vi è piaciuto, cosa avete provato, se da voi la collezione di Tiger delle TV8 c'è, perché da me non c'è. E poi cosa volete che provo per prima? Quindi abbiamo, aspettate, questi due prodotti della Bottega Verde, quello lisciante e questo che è l'olio protettivo. Non so se dice altre cose. Applicare una piccola quantità sulle lunghezze, sulle punte, quindi come sempre. E questo vi farò sapere ovviamente se strucca bene, perché Inci è solo olio di cocco. Quindi fino qua ci siamo, perfetto. Io devo dire che l'olio di cocco ne prendevo uno sempre da Sephora, cocco e qualcosa, che ok, però 50 ml ed è più piccolino e costa alla fine a conti fatti di più. L'olio di cocco mi trovo benissimo da struccarmi, soprattutto con le salviettine, quelle riutilizzabili. E quando non lo trovo da Sephora, prendo quello le vergine, quindi biologico, da Natura Sì, perché va bene tutto, ma sugli occhi mettiamoci le cose non raffinate. Questo è puro, il prezzo è buono, oltretutto è un prezzo scontabile. Vi faccio sapere com'è e soprattutto anche perché è un pack, sembra quasi una ricarica. Io lo metto nella confezione in plastica, quella grossa che ho già. E quindi è anche comodo. E poi proveremo assieme anche ovviamente le maschere, quella per le mani e quella primer, che sono curiosa di sapere la maschera primer. Va bene, a posto. Dunque, se vi è piaciuto il video, soprattutto se vi ha tenuto un pochino di compagnia, sto accelerando, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video delirio come questo. Alla prossima, ciao.